Uomini e donne, Alex e Alessandro contro Claudio e Mario? La smentita. Uomini e donne, Alex Migliorini e Alessandro D'Amico contro Claudio Sona e Mario Serpa? L'intervista rilasciata è la smentita. Un giornale avrebbe attribuito ad Alex Migliori ed Alessandro D'Amico delle dichiarazioni da questi ultimi mai rilasciate. Nell'articolo, infatti, sarebbero state riportate delle affermazioni che i due ammettono di non aver mai fatto. Quello che più ha infastidito alla coppia nata Uomini e Donne, però, è stata la scelta del giornalista di contrapporli a Claudio Sona e Mario Serpa, come se loro in primis ne volessero prendere le distanze. Come specificato nelle loro stories su Instagram, sia Alex che Alessandro non avrebbero mai avuto nulla da ridire su Claudio e Mario. Queste le dichiarazioni dalle quali la coppia prende le distanze: noi non faremo come Serpa e Sona. Il primo a smentire tutto sul suo profilo è stato Alex che, dopo aver taggato Sona e Serpa, ha anche aggiunto di rispettare molto i due ragazzi. Mai fatto interviste di questo tipo e mai detto cose simili, scrive l'extronista, seguito poi dal suo attuale compagno che aggiunge: ovviamente non sono parole nostre. Diffidate. Non è la prima volta che questo trono gay viene comparato con quello dell'anno precedente, forse perché tutti sperano in un esito diverso rispetto a quello. La fine della storia tra Claudio e Mario infatti aveva lasciato scontenti i fan, molti dei quali, alla fine, hanno smesso di credere ad un possibile ritorno di fiamma tra i due. Uomini e donne, Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme? Diverso tempo fa sui social era stata diffusa una foto dai fan della coppia formata da Mario e Claudio. L'immagine non era molto chiara ma, seduto al tavolo di un bar veronese, era possibile vedere chiaramente il volto del Serpa. Cosa ci faceva l'ex corteggiatore nella città del suo ex? Forse i due sono tornati a frequentarsi? A supporto di questa tesi molti avrebbero fatto notare che, seduto al tavolo col romano c'era un altro uomo che, secondo l'opinione prevalente, poteva benissimo essere Claudio. Entrambi però, ad oggi, non hanno mai confermato o smentito quest'episodio.